Comandante, varia 2023, come si predispone il piano sicurezza qui a Palmi? Allora, anche quest'anno, questa edizione della Varia 2023, abbiamo dovuto chiaramente attivare il solito dispositivo di sicurezza che attiviamo in tutte le edizioni della Varia. È un dispositivo molto particolare che prevede sostanzialmente il completo isolamento della zona centrale del centro storico nel quale si svolgerà appunto la manifestazione. È prevista un'enorme affluenza di gente, per cui necessariamente dobbiamo inibire la circolazione in tutto il centro storico. Questo comporta la creazione di un anello tutto attorno di varchi attraverso i quali non si potrà più accedere oltre un certo orario. In particolare i varchi saranno attivi intorno alle 14, già dalle 14 in poi, quindi sarà consentito l'accesso nella zona rossa, cosiddetta zona rossa, quindi la zona del centro storico, esclusivamente ai veicoli dei residenti autorizzati che sono in possesso di chiaramente posto auto coperto all'interno di una proprietà privata e che sono in possesso di uno specifico pass. Potranno transitare ovviamente le autorità e i mezzi di servizio che andranno nei posti a loro dedicati e quindi nessun'altra categoria chiaramente di veicoli sarà ammessa a transitare nel centro storico. Non sarà consentito ai veicoli, agli autocarri, quindi ai camion, di accedere. Nessun veicolo diverso dalle auto o dalle moto potrà entrare nella zona rossa. Quindi il dispositivo è quello consueto. Chiaramente è stato predisposto anche un servizio sanitario di emergenza molto imponente, molto particolare, con 8 postazioni di ambulanze, con dei percorsi di emergenza già prestabiliti che condurranno insomma verso i più vicini presidi ospedalieri. Il personale sanitario presidierà tutto il percorso della manifestazione della Varia. A tale proposito, considerato che il centro storico è stato inibito alla circolazione, sono state previste 13 aree di sosta, tutte limitrofe e periferiche appunto al centro storico, che saranno servite da linee di navetta messe a disposizione dalla Piana Palmi Multiservizi. Le linee di navetta opereranno ininterrottamente fino all'una di notte. Voglio precisare appunto che qualunque informazione sui dispositivi di sicurezza, sulle procedure di accesso nelle aree, eccetera, è reperibile sul sito www.comune.palmi.rc.it nella specifica sezione dedicata appunto alla Varia di Palmi appena si apre l'home page. Ecco, chi arriva dalla A2 o dalla 18, ecco, quali sarebbero i parcheggi più che potrebbero parcheggiare? Allora, già chi esce dall'autostrada 2 troverà dei parcheggi nell'area dell'istituto scientifico. Quella è una prima area di parcheggio. Sotto il cavalcavia c'è un'altra area di parcheggio. Se poi imbocca dal piazzale Trodio con direzione via Cimitero, dove c'è il primo varco, lì troverà un'altra area di parcheggio sempre in piazzale Concordato. Dall'altro versante invece, per chi dovesse venire da Sant'Elia, quindi se poi imboccare la statale 18 verso la Casa della Cultura, lì troverà due ampie aree che sono di fronte alla Casa della Cultura o il Parco della Civiltà Contadina. Le aree, come avevo accennato, sono tante, sono tutte reperibili, comunque individuabili attraverso il sito del Comune di Palmi.